2-2, commento Giuseppe Martini. La 18ª giornata prima di ritorno pone di fronte Deruta e Voluntas Spoleto per uno dei classici derby di questo campionato. Squadre in cerca di conferme in questo girone di ritorno. Deruta privo di Bevilacqua, Bernicchi, Tardetti e con Fedeli in panchina pressoché inutilizzabile. Schiera un 3-5-2, mentre la Voluntas Spoleto assente di Luparini, Piantoni, Curti e Bianchi, vale a dire tutta la linea verde, schiera un 4-3-2-1. Per quanto riguarda la gara, lunga fase di studio in avvio di partita fino al 20esimo, quando la Voluntas Spoleto vantaggio a conclusione di una prolungata azione offensiva partita da un calcio d'angolo. La zampata decisiva è di Giuseppe, che mette alle spalle di Mazzoni. Reagisce immediatamente il Deruta, che al 24esimo raggiunge il pareggio grazie al suo bomber nonché ex Porricelli, che servito da Rocchi di sinistro mette alle spalle di Pasquini. Sulle ali dell'entusiasmo e al 26esimo la squadra di casa va ancora in gol con Pilleri, ma annullato per presunta posizione di fuorigioco dello stesso giocatore. La partita prosegue con rapidi capovolgimenti di fronti, con conclusioni però solo dalla distanza, di Piernera da una parte e Vent'anni dall'altra i tiri. Al 44esimo il Deruta ribalta il risultato grazie a Porricelli, che realizza un calcio di rigore, 12esimo gol per lui e concesso per un fallo del portiere Pasquini sullo stesso Porricelli. Nell'occasione il portiere ospite viene anche espulso, obbligando così la sua squadra a giocare in 10 uomini. Primo tempo dunque che si conclude sul 2-1 per i padroni di casa. La ripresa inizia con un cambio nelle file spoletine, con Falchi al posto di Galli, mentre per quanto riguarda la gara c'è da segnalare al primo minuto un tiro dalla distanza di Vent'anni parato da Lazzarini. Al 10° minuto Vent'anni parte bene sull'out di destra, effettua un cross dove non c'è nessun compagno a raccogliere il suggerimento. La Voluntas Spoleto, malgrado l'inferiorità numerica, si getta in avanti alla ricerca del pari, che lo trova al 16° minuto, ma su calcio di punizione, perfetta l'esecuzione di Falzone, che da 25 metri mette alle spalle del portiere Mazzoni. Al 24esimo buona opportunità per Di Giuseppe, che però si fa recuperare da Erba. È il Deruta in questa fase a fare la partita. Al 27esimo Vent'anni, servito dai Mercanti, ha sui piedi la palla del possibile vantaggio, ma tira debolmente favorendo la parata di Lazzarini. Al 35esimo si ristabilisce la parità numerica in campo per effetto dell'espulsione di Chinea per doppia ammonizione. Così all'ultimo dei 3 minuti di recupero il Deruta ha sui piedi di Davino la palla del possibile vantaggio, ma il giocatore derutese la spreca tirando alto sopra la traversa. Finisce dunque in parità 2-2, un risultato che appare sostanzialmente equo. Con le riprese di Andrea Penchini, da Deruta è tutto, Giuseppe Martini. Credo che soprattutto nel secondo tempo abbiamo tirato fuori una prestazione importante, ma soprattutto una continuità dell'ultimo periodo, dove ai risultati stiamo abbinando anche delle prestazioni di livello, sia da un punto di vista tecnico da un punto di vista caratteriale. Quindi oggi ne è stata la dimostrazione, perché sotto di un gol contro una squadra seconda in classifica e in inferiorità numerica, direi abbiamo fatto, come giustamente hai sottolineato te e un pochino tutti gli addetti ai lavori, un grande secondo tempo, pareggiando e addirittura magari potendo così sognare qualcosa in più. La speranza era quella di chiudere la partita con una vittoria, però sapevamo le insidie comunque del secondo tempo, anche se loro erano in inferiorità numerica, e la squadra nostra poi ci insegna che in 5 partite in inferiorità numerica 5 volte non abbiamo mai perso, anzi 2 volte si è riusciti anche a vincere. Quindi non ci condizionava il fatto di pensare di vincere solo perché eravamo un uomo in più. Sapevamo che c'erano delle assenze importanti, però i ragazzi si sono impegnati come sempre, anzi addirittura eravamo andati sotto di fronte a un ottimo Spoleto che ci aveva messo in difficoltà fin da subito. Poi siamo stati bravi a ribaltare il risultato, e non solo, io non parlo mai di episodi, però credo che anche il gol di Pilleri fosse stato regolare.